Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, sempre nel DLC di Elden Ring ovviamente. Quindi, quest'oggi dobbiamo esplorare quella zona molto interessante che abbiamo visto la scorsa volta, ovvero la zona delle mani. Quindi vi lascio all'esplorazione. Ciao! Comunque, ci eravamo lasciati che dovevamo esplorare questo posto, che adesso non si vede praticamente perché c'è la nebbia, però vi assicuro che siamo qua davanti, nella grazia che avevamo scoperto lo scorso episodio. Quindi, direi che senza indugi iniziamo l'esplorazione. Queste dita sono molto particolari perché sono fatte di un materiale nero che non abbiamo mai visto, questo tipo di materiale, e con delle fibre dorate al loro interno, quindi sono molto bizzarre e peculiari. Oddio! Che è? Vedi. Ah? Che cazzo è? Mi grabba. È stranissimo. Ok, gli faccio danno almeno. È morto. Era stranissimo. Sembrava un serpente ma senza occhi e aveva le braccia e delle gambe. Ed era, sembrava dello stesso, era dello stesso colore di queste dita. Quindi forse hanno in comune qualcosa, un materiale. Magari hanno una specie di sangue petrolifero, petrolchimico, qualcosa del genere. C'è un qualcosa qua in mezzo. Ah? Questo sì che è strano. Prima di esaminare i resti, mi ricorda i mausolei, quelli camminanti, mausolei erranti, no? Dove puoi sdoppiare o comunque moltiplicare le rimembranze di boss. Mi ricorda quel posto lì perché lì i cadaveri che c'erano erano anche lì senza testa. Beh, esaminiamo i resti. Ah, infatti è proprio uno di quelli. Ecco che cazzo è. Infatti qua posso anche moltiplicare le rimembranze per prendermi questa qui o questa qui. Comunque. Sì, qua puoi sdoppiare le rimembranze. Beh, figata, ma che cazzo ci fa qua? Questa è la vera domanda, perché di solito sono dentro i mausolei erranti. Qui non c'è un cazzo, sono solo delle dita enormi. Quindi forse in questo posto scopriremo nuova lore per i mausolei erranti? Forse sì. Sì, guardate, hanno una bocca tipo a sanguisuga. Mi sa che queste sono delle specie di sanguisughe, allora. Molto distrutte da non so cosa, perché sono nere come la pece. Sono strane. Penso che prima o poi scopriremo qualcosa su queste cose. Cioè, ragazzi, guardate che cazzo di immagine. Ma che cazzo di figata. Se anche dalla mappa, se guardate, tutte le dita, tipo queste, tutte le dita si rivolgono in questo punto qua. Quindi qua ci deve essere qualcosa di importante. Magari un boss, magari un loot particolare. Comunque questo posto è davvero chi cazzo ci ha pensato a questa roba? È incredibile, è bellissima. Sto piangendo, è troppo bella. Beh, esploriamola, dai. Sembra effettivamente una pianta, tipo un corallo, però sembrano delle mini dita che spuntano dal terreno. Cioè, se vedete, sembrano delle piccole dita molto lunghe che spuntano dal terreno. Prendiamo questa roba. Infatti è un finto dito, lo dice proprio. Leggiamo immediatamente. Fungo rosso pallido che ricorda un dito appizzito. Materiale per la creazione di oggetti, molto difficile da reperire. Viene usato dalle aspiranti dita per indurre allucinazioni. Questi funghi sono anche noti come i nati morti delle due dita. Sembrava una stronzata, ma mi ero completamente dimenticato che l'Ordine Aureo ha come capo delle cazzo di dita. Cioè, le dita sono importanti in questo gioco, me ne ho completamente scordato. Per me questo qui erano semplici dita. Però contando che siamo in Elden Ring sono molto importanti le dita. Quindi, non ci avevo minimamente pensato. Non so perché, mi ero scordato che in questo gioco le dita erano una cosa importantissima. Me ne ero completamente scordato. Poi qua dice, veniva usata dalle aspiranti dita. Quindi vuol dire che le dita, quelle dell'Ordine Aureo, quelle lì, erano delle persone prima forse. O forse aspiranti dita, nel senso che aspiravano a diventare queste cose enormi, queste dita enormi. Forse questo intende con aspiranti dita. Scaglia per l'acera.
Che cazzo è questo adesso? Leggiamo immediatamente. Scaglia perlaceo. Frammento vetroso e luccicante di color perlaceo, materiale per la creazione di oggetti. Ah, ok, ora sappiamo cosa sono. Ottenibile cacciando le lamprede. Quindi queste specie di sanguisughe in realtà non sono sanguisughe, ma sono lamprede. Giganti, umanoidi, sotto qualche aspetto. Però sono lamprede, ok. Ma perché proprio le lamprede? Non lo so. Queste scaglie retrograde si trovano incastonate in profondità nella pelle delle lamprede. Ok, non ci dice proprio un cazzo, ci dice solo che si chiamano lamprede. Ok, figo, ora sappiamo come chiamarle. Però speravo un po' più di loro. Quindi non è un drop, cioè un drop casuale che ci possono dare queste cose. Ok. C'è tipo un pendolo. È una specie di pendolo sta cosa. Ok, è molto strano. Sì, è un pendolo. Sembra un peperoncino. Però, sì, è una specie di pendolo che è incastonato in una di queste dita. E sta puntando verso il basso. Andiamo subito a vedere, sono curiosissimo. Cioè, davvero non posso fare niente con sto pendolo. E cavo all'interno, eh? Quindi è una specie di alveare. Non posso davvero fare niente con questo pendolo. Mi sta pigliando per il culo. Cioè, non può non servire a niente. Cioè, letteralmente sono venuto al centro della mappa, ma non serve a un cazzo. Come si chiama? Rovini delle dita di Ria. Appunto. Sono qua in mezzo, ma non è successo niente. Mi aspettavo spawnasse un boss. Mi aspettavo succedesse qualcosa. Invece no, non è successo proprio niente. Una fava. Io ho provato a fare un paio di gesti anche. Ho controllato l'inventario. Però non ho davvero niente da usare qua. Cioè, non ho nulla con cui posso sbloccare qualcosa. Ho pensato che potrebbe essere un'evocazione. Magari devo ancora trovare una specie di evocazione, dato che qua si può evocare. E secondo me non ha senso che si possa evocare, dato che non c'è niente di così tanto pericoloso. Sì, ci sono queste lampirede che fanno male, però non è che chissà che roba. Quindi secondo me si può evocare perché qua si sblocca una cosa se evochi la cosa giusta. Solo che al momento non ho niente da evocare di utile, cioè che c'è niente con questo posto, non ho nulla da evocare. Boh, non so davvero a cosa serve questo posto, perché è bellissimo, è fighissimo, non serve a niente. Perché non si può fare niente in questo posto. Ho controllato in giro, ho fatto un po' di muro, ma non c'è niente, a parte andare qua per esplorare in teoria questa zona qua. Proprio in questo punto specifico non c'è niente. Solo lì, cioè è il centro del mondo ma non c'è un cazzo. Quindi non saprei. Oh, sono confuso. Allora, qua sotto c'era quel posto che si vedeva anche dalla mappa, ovvero tutte queste radici, però è un botto in profondità e non penso proprio di riuscire ad arrivarci da qua. In nessun proprio modo, penso sia una zona segreta come le radici dell'albero madre, no? Però alla fine del gioco, se non sarò riuscito ad venire in questo posto mai, che sono abbastanza sicuro che si possa esplorare. Se non ci sarò mai riuscito ad arrivare, cioè riesplorerò bene tutta la mappa per vedere se mi sono missato qualche passaggio segreto così. Ok, sono riuscito ad arrivare in questo punto qua. E sì, quella specie di... c'è una casetta strana. Andiamo subito a controllare. C'è un fantasma dentro un oggetto viola. Ok, prima di tutto... Ok, tugurio del tessitore di dita. Che cosa vuol dire tessitore di dita? Beh, penso ce lo dirà questo tizio, che penso sia il tessitore di dita. Sentiamo subito cosa ci vuole dire. Campana appesa? Nobile madre? Ok, sono molto confuso. Ok,
perché parla di un sacco di cose che non so. Allora, quando dice furfanti provengono dalle rovine delle dita, subito ho pensato a Mesmer e poi ho detto no, non può essere Mesmer, perché provengono dall'interregno. Ha detto prima Mesmer è il figlio di Malca, quindi non sono loro i furfanti che provengono dalle dita, perché non penso non c'entrino un cazzo con quelle dita Mesmer, cioè, sono abbastanza sicuro di questo, però magari no. E poi tutto il resto non so che cazzo sia, cioè la campana appesa mai vista, non so di cosa parli. Di venire curato dalla dolce madre, non so che dolce madre intenda, perché nell'interregno magari intendono Malca, qua non siamo nell'interregno, quindi non so che cazzo sta parlando. Quindi boh, non ho idea, magari questo drop ci dirà qualcosa. Ricettario del tessitore di dita, leggiamo subito. Appunti sulle tecniche di creazione stilate da un appassionato studente delle rovine delle dita. La vicinanza al sublime ha compromesso la sua sanità mentale, ma è comunque riuscito a lasciare queste poche e inestimabili parole. Illustrato come creare unghia scintillante. Ok, quindi le rovine delle dita sono una scuola, un posto di studio, forse quel pendolo che abbiamo visto prima è un modo per entrare in una biblioteca, magari lì una volta c'era, che cazzo ne so, qualcosa con cui potevi studiare, magari sulle pareti di sfondo una volta c'era scritta delle robe che adesso si sono cancellate, oppure che non so leggere, non lo so, non ne ho idea, però vediamo cosa possiamo creare con questo adesso. Unghia scintillante. Unghia di pietra sormontata da una schiera fluttuante di impronte scintillanti. Consuma PA per lanciare un'unghia magica che si frantuma in volo. Le lamprede a guardia delle rovine delle dita somigliano più a falangi che a esseri umani, motivo per cui i tessitori di dita ne imitarono la stregoneria. Quindi in teoria questa cosa qui è simile all'attacco che mi facevano loro, ovvero quella specie di cristallino che faceva dei movimenti erratici e mi colpiva. Sì, è proprio l'attacco che mi facevano loro. Ok. Molte informazioni che non so interpretare, quindi molte più domande, ci sta. Non ho ancora risposto alle mie domande, però cioè, abbiamo nuove domande. Ad esempio, che cazzo di posto è quello? Sappiamo solo che si chiama Rovina del Dica, ma non sappiamo nient'altro. Ok, quindi boh. Quindi eccoci alla prigione del dolente, dove l'altra volta non siamo potuti andare perché non avevamo tempo. Adesso lo abbiamo, quindi esploriamo la prigione del dolente. C'è un altro fantasmino. Testa parlante lamento. Ok, è semplicemente una di quelle teste parlanti che ci fa parlare con gli altri giocatori volendo. Vabbè, parliamo con lui. Ok, quindi lui sta parlando di questa cosa che abbiamo appena trovato, ovvero della parola lamento. Quindi probabilmente era in cella con qualcuno che gli si lamentava di continuo e lui aveva sul cazzo perché non voleva lamentarsi, continua a sentire questo tizio che si lamentava, quindi è impazzito in poche parole. Ok, porello. Questa mi sa che è una figata assurda, aspettate. Bottiglia di profumo glaciale. È un'arma, quindi già sborro. Ok. Bottiglie di profumo resa un'arma dai profumieri del Regno delle Ombre. Gli attacchi rilasciano una polvere aromatica che produce un freddo glaciale. Occasionalmente i profumieri intraprendono viaggi alla ricerca di nuovi aromi e giardini. Ok, figo. Quindi, cioè, in teoria è perfetta per me. Se la potenzio quest'arma diventa incredibile, perché scala comunque anche su destrezza, cioè scala sia su destrezza che su intelligenza. Questa me la potenzio istantaneamente proprio. Ok,
è figatissima, cioè bellissimo, sono contentissimo. Dove cazzo sono finito oggi? Che posto è questo? È un cimitero di vasi. Quelli lì se la stanno chillando di brutto comunque, guardate come ballano. Se la stanno chillando come poche cose. Da queste se la chillano, io non gli dico niente, rimangono qua tranquilli. Cos'è che c'era? Ok, un vaso rituale, tranquillo. Del loot viola. Vediamo subito. Ah, ok, dice la stessa cosa dell'altro. Però questo qui mi protegge dalla follia. Va bene, figo. Niente di che. Allora, ho trovato la chiave, adesso posso aprire questa porta, finalmente. E andiamo avanti. Penso sia quasi finito questa esplorazione. Oh, abbiamo trovato la boss fight. Bene, andiamo a fare la boss fight, dato che c'è un bel po' di tempo ancora. Ho tutto il tempo del mondo per fare questa boss fight. Andiamo. Chi c'è? Dolente, giustamente, si chiama la prigione del dolente, quindi lui è il dolente. Di cosa sei fatto? Che cazzo? Che attacco è? Ma è tipo ha una maschera che usa per attaccarmi. E i danni li prende. Sono molto confuso. Sembra la forma di drago, quello che abbiamo visto prima, ovvero l'uomo drago. Però non è un drago, è fatto tipo di vermi. No, è un drago forse. Non capisco di che cazzo è fatto. Oddio, che fa? Oddio, sparisce o diventa invisibile? Mi sa che sparisce. Dove cazzo è andato? Non so dove sei. Oh, eccoti. Magie illusorie. Non è l'unico con la certa merda, quindi sono confuso. Ok, sono molto confuso. Che cazzo è? Aia. Ma mi ha one shottato. Ma che cazzo di attacco ha fatto, scusa. Che vita aveva questa? Ok, ho capito. Devo trovare lui, quello vero, prima che loro si mettano a ridere. E se lo colpisco abbastanza lui muore. E fa esplodere anche tutte le sue copie. Ok, l'ho ucciso. Non ci ho capito un cazzo in questa fight, ma l'ho ucciso. Maschera del dolente. Va bene, prendila. Ok, non ho capito una fava in questa fight, ma proprio zero, eh. Era molto confusionale questa fight, però non era cattiva. Cioè, non era male. Era interessante. Maschera da dolente. Maschera di pietra. Stravolta in un'espressione di estatico dolore. Se usato senza vestiario, tramuta la carne umana in un dolente. Ok, quindi dolente. Dolente vuol dire tipo uno che sta soffrendo. Quindi è tipo una specie di trasformazione in drago, ma no. Ok. Questa trasformazione è reversibile solo con la morte. Ok, usare la maschera già tramutati causa una crescita di dimensioni della testa, ovvero quell'attacco che faceva lui, ovvero dove gli si cresceva la testa e mi colpiva. Si tratta della medesima condizione di coloro che vivono nel paradiso. Il popolo della torre, tuttavia, nascose questa verità al mondo. Nella loro ingenuità vedevano l'autentica gioia come una grande paura. Ok, quindi le persone in paradiso sono dei dolenti. No, avevo ragione, dolente vuol dire uno che subisce dolore, uno che ha male. Quindi che cazzo di senso ha? Non ha senso sta cosa. Ok, oggi esploriamo anche questa parte qua. O almeno andiamo finché non ho più tempo. Quindi ho ancora un'oretta di rec da fare. Quindi iniziamo a esplorare questa zona qua. Se no riusciamo a finire, la pazienza, la finiamo la prossima volta. Ma per adesso andiamo. Oh, c'è un fiore che è cresciuto su un cadavere. Fiore del color di drago. Che cos'è sta roba? Fioritura del color di drago. Fiore dalla forma inquietante, irrorato dal sangue caldo,
materiale per la creazione di oggetti, molto difficile da reperire. Ah, fiore che sboccia una sola volta dai cuori dei guerrieri caduti che hanno preso parte alla comunione draconica. Quindi questo poveretto era un tizio della comunione draconica. Quindi tecnicamente se muoio mi spuntano in questi fiori addosso. Beh, figo, ci sta. Per adesso non sappiamo a cosa serve, però è figo. Molto figo, mi piace. Approvo. Da qua si vede bene il monte frastagliato. Guardate le nuvole rosse che ci fanno capire che stiamo andando in un posto non bello. Dove c'è anche Bailey qua, infatti. Da qua si vede anche il posto, le dita che vedevamo l'altra volta. Le rovine delle dita. Che non ho ancora capito come cazzo si... cioè, come si attiva qualcosa in mezzo, perché penso si possa attivare. Non penso abbiano fatto un'intera cazzo di zona enorme con una cosa fighissima, con le dita che sono importanti in questo gioco, con dei concetti filosofici, una zona bellissima, fighissima, per il nulla cosmico. Penso che al centro, con quel pendolone, qualcosa serva. Ricettario del sommo potentato 6. Vase folgorante rosso grande. Ha senso, dato che siamo nel regno dei draghi. Tecnicamente Bailey non so se è un drago antico. Forse sì, Bailey mi sa che è un drago antico. Cioè, è tecnicamente un drago eretico, ok? È nominato così. Però, di specie dovrebbe essere un drago antico, forse. O forse i draghi eretici una volta... cioè, Bailey una volta era un servitore di Placidusax. E Placidusax è il capo, cioè è il lord draconico. Quindi è il re dei draghi antichi. Quelli che si trovano al Farumasula. Bailey in teoria dovrebbe essere sempre un drago antico. Oppure una volta i draghi, che adesso vengono considerati draghi eretici, quindi si chiameranno in un altro modo drago, che cazzo ne so. Magari una volta c'erano anche quei tipi di draghi lì a Farumasula, ma adesso se ne sono andati insieme a Bailey magari. Oppure sono tutti draghi antichi, solo che loro sono di specie diverse. Non lo so, vaffanculo. Oddio, c'è qualcosa che prende danno. Ho visto un danno volante su qualcuno. Ah, c'è un dragone qua. Due draghi che combattono. Figata. Sì, sono due draghi che stanno combattendo. Si è buggato il drago. Bonk. È morto. Nemico potente abbattuto. Puoi non uccidermi, per favore. Okay. Vabbè, adesso manchi solo tu che vuoi rompere i coglioni. Io ti voglio lasciare stare. Dov'è? È fatto. Ha cambiato idea. Se ne va. Oddio! Chi è che sta ridendo? È confuso anche il drago. C'è con me? A finire di parlare. Stavo leggendo, infatti mi sono fatto colpire 72 volte. Ok, e mi sa che Igor è quello che abbiamo visto, di cui abbiamo visto il messaggio. Non mi ricordo se si vedeva il nome o se si chiamava Igor, ma mi pare fosse lui. E dove cazzo stava ridendo poi? Beh, forse appena uccidiamo sto tizio riusciamo a trovarlo. Aspettate un attimo che lo uccido e poi andiamo a trovarlo. Ok, Igor mi ha detto un sacco di cose, ovvero che ho fatto un bellissimo combattimento e altre cose che non mi ricordo adesso. Ovvero che, vabbè, sono prode, eccetera, eccetera. Adesso vediamo se riesco a trovarlo per parlarci, questo Igor. Scusate, ma adesso che ci sto pensando, questo tizio qua non era quello che malediceva Bailey di fianco all'obelisco, tipo un paio di episodi fa quando siamo andati a trovarlo? Cioè, non era quel tizio che malediceva Bailey che era qua in questo... cioè, aspetta, vi indico il punto, due cazzo. Cioè, noi siamo andati qua per esplorare l'obelisco, no? Qua, a un certo punto, quando ci siamo fermati, di fianco abbiamo trovato un tizio che imprecava contro Bailey. E poi andando dritto siamo andati nella caverna del drago. Ok? Cioè, Igor non era quel tizio che era qua? Mi pare di sì. Mi ricordo che era sdraiato, seduto, perché le gambe ce l'aveva distrutte. Sì, mi sa che non ha le gambe. Sì, mi sa che è lui. Non l'avevo riconosciuto subito. Come cazzo ci è arrivato qua? Drake Warrior, dear friend.
grant me this one wish. Take this finger, my finger. Scale the jagged peak. Face Bale the Dread. And when you do, summon me. Summon my soul. My limbs are limbs no more. My heart is twice over filled with fear. But a Drake warrior I remain. And my soul yet lies on the mountain. Dito torto di Igor. Ok, in questo caso io evocherei lui. Cioè, lo evocherei. Di solito non evoco mai nessuno nelle fight, nelle boss fight, perché voglio farle da solo e mi, cioè, le trovo più divertenti, più challenging. Però, dato che lui mi ha espressamente detto evocami e mi ha dato un oggetto per evocarlo, io lo evocherei. Magari in questo caso specifico, secondo me va avanti con la tram, cioè con la sua quest. Quindi io lo evoco quando vado a affrontare Bailey. Però, leggiamo che cos'è il dito torto di Igor. Dito torto di Igor, il guerriero draconico spezzato, contorto e nodoso nonché scolorito all'interno. Al cospetto di Bailey il Terribile, evoca il guerriero draconico Igor dal tuo segno. La mia anima giace ancora sulla montagna. Ok. Quindi lui era andato a affrontare Bailey e Bailey l'ha distrutto palesemente. Però lui vuole la rivincita e quindi chiede a noi di aiutarlo a compiere la sua rivincita evocandolo. Ok. Porco... Ma dove cazzo era questo sasso? Non l'avevo mica visto. Quindi qua cadono sassi o era l'unico che cadeva quel sasso? Non lo so, non ne ho idea. Ok, ok, ok. Andiamo un po' avanti e vediamo cosa c'è. Un dragone. Dubito che sia Bailey, però c'è un dragone. Sospetto il fatto che mi ammazzerà dato che non ho cura, però c'è un drago, quindi uccidiamolo. Noi siamo cacciatori di draghi, quindi uccidiamolo. Questo è un drago antico. Drago antico Senesax. Quindi i draghi antichi hanno davvero tradito Placidusax e si sono schierati dalla parte di Bailey. Se no, che senso ha che sia qua? Mi sa proprio di sì. Non pazzo. Ma non è vero, l'ho schivato. Vabbè, sono morto, non avevo cure. Quindi la cosa dei draghi antichi è vero, quindi Placidusax era praticamente rimasto da solo, perché anche Farmazula è pieno di draghi antichi che lanciano fulmini rossi. Quindi i draghi antichi hanno tradito tutti i Placidusax? Non penso. Semplicemente quelli che sono qui, quindi lui tipo, ha tradito Placidusax, ma quelli che sono a Farmazula non hanno tradito Placidusax, semplicemente sono lì. Ok, quindi alcuni dei draghi rossi che hanno tradito Placidusax, penso. Perché non tutti quelli che usano fulmini rossi hanno tradito Placidusax, se no non avrebbe senso. Se no, cazzo, Farmazula sarebbe senza draghi, perché tutti i draghi di Farmazula usano fulmini rossi, quindi. Allora, ragazzi, è bella la vita, vero? Sì, che merda la vita. Sapete cos'è bello? I draghi antichi sono belli. Perché sono belli? Perché non sono deboli a un cazzo di niente. Non prendono danno e ti tolgono metà vita con ogni loro attacco. E sapete cos'è ancora la cosa migliore? I draghi elettrici antichi. Anche perché non ci sono altri draghi antichi, però quell'altro dettaglio. Perché loro fanno un attacco, no? Tipo, dopo un secondo che hanno fatto l'attacco, da quell'attacco si propagano delle scintille che hanno un metro, cioè che hanno tipo raggio per un chilometro e mezzo. E giustamente, se l'attacco ti fa metà vita, le scintille che vuoi che ti facciano non ti fanno anche loro metà vita? E certo che ti fanno anche loro metà vita, e quindi ti bisciottano ogni cosa, quindi tu non puoi colpirlo un attimo tranquillamente che un attacco che è dall'altra parte della mappa ti colpisce, perché è giusto così. In più, non prendono danno. Ho un'arma fatta apposta per uccidere i draghi, e lui è un drago e non prende danno. Immaginati farlo senza un'arma che gli fa danno. Immaginati con un'arma normale, immortale. Belli, vero, i draghi antichi, porca di quella puttana, belli, Ma chi cazzo se li è inventati? In più, un'altra cosa, perché non ci facciamo mancare niente. Io posso allocarlo il drago antico. Dove?
in testa, che la testa è fa così tutto il tempo, e quindi se l'occhio e la testa muori, perché vomiti, perché la tua visuale si inizia a spostare a cazzo di cane, quindi la testa non la locchiamo. Oppure il petto ci sta, solo che il petto, sto pezzo di merda di un drago, è alto 20 metri, quindi il petto non ci arriva a colpirlo. E quindi cosa devi fare? Colpire le zampe, come in tutti gli altri draghi. Gli altri draghi si possono locare le zampe, si potrà anche lui. Col cazzo che si possono locare le zampe, perché su di lui le zampe non si possono locare. Quindi devi andare senza locker e colpirlo a cazzo di cane. E non capisci quando ti arrivano gli attacchi, i più sono elettrici, quindi anche se non ti colpiscono direttamente, ti colpiscono con l'onda d'urto. È tutto così bello, e quindi ti bisciotta ogni cosa esistenziale. In più, ogni tanto fa quell'attacco dove sbatte le ali, che non ti fa danno, però rimani fermo per tipo quei 6-7 minuti, intanto che lui sbatte le ali, e vi guardate così, perché non puoi fare un cazzo nel frattempo. Perché inizi un'azione, sbatte le ali, ti interrompe, la rinizia, sbatte le ali, ti interrompe, quindi non puoi fare un cazzo in quel momento. Quindi, tutta questa stronzata che ho detto, tutta questa rottura di coglione l'ho detta solo per dirvi che in questo episodio questo drago di merda non lo uccido, perché non c'ho il tempo e non riesco a ucciderlo in 10 minuti, dato che adesso sono già 3 ore che sto registrando. Basta, finito episodio. Quindi, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, e a parte gli scherzi, noi ci vediamo in un prossimo video, lasciate like, iscrivetevi e ciao. Thank you.